Ha chiesto di parlare la deputata Sabrina De Carlo, ne ha facoltà. A lei la parola. Sì, grazie Presidente. Il decreto legge all'esame prevede l'istituzione di due distinti ministeri, il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, una separazione che non è sconosciuta al nostro Paese, ma che ha dei precedenti. È stata quindi fatta una precisa scelta, frutto dell'urgenza e della necessità di rivedere il sistema nazionale della formazione e offrirgli la possibilità di procedere a una sola ad una svolta, un cambio di passo decisivo che non può più attendere. Questi due ministeri, che oggi conosciamo uniti in un solo dicastero, sorgono distinti e indipendenti per poi essere riuniti, una prima volta con riforme Bassanini in attuazione del decreto legislativo 300 del 1999. Di lì in poi le funzioni dei due ministeri sono state accorpate, così anche tutta la materia dell'istruzione scolastica superiore è stata associata a quella universitaria, alla tecnologia e ricerca. È nel 2006 che si torna alle origini e si dividono nuovamente i dicasteri, un tentativo che si risolve in poco tempo e che porta ancora una volta al ricongiungimento dei due ministeri nel 2008. Quello fu il punto preciso in cui, a un'attenta riflessione e analisi, il settore dell'istruzione iniziò a subire, sotto il governo Berlusconi, un declino inarrestabile, nocivo e penalizzante per il nostro Paese, e i cui effetti si sono propagati nei lustri a seguire, diventando oggi marcatamente evidenti. Una politica che possiamo chiamare, senza incorrere in errore, dei tagli. E in effetti, come altro potremmo ricordare, la riduzione di risorse per un totale di 10 miliardi di euro tra scuola e università. D'altra parte, il Movimento 5 Stelle lo ha sempre sostenuto, che povertà e deficit di istruzione sono state sempre armi impugnate dalle classi politiche del passato che potevano esercitare, in quelle condizioni a loro favorevoli, un maggiore controllo sui cittadini. Scuola e istruzione hanno continuato a essere mortificate dalle politiche senza visione di futuro che si sono susseguite negli anni. Mai un incremento dei fondi, una presa di coscienza necessaria per la crescita culturale del Paese. Ed è ovvio che le conseguenze siano ben evidenti oggi, perché, complici soprattutto le politiche miopi adottate in passato, nessun governo ha mai più saputo e potuto trovare i fondi necessari da restituire al settore scolastico. Oggi il centrodestra si sveglia, come si suol dire ironicamente, e decide di sollevare questioni che discutono l'opportunità e la sostenibilità economica di questo provvedimento. Non si fa troppa fatica a capire che, visti i trascorsi e le politiche che li contraddistinguono, tutto il denaro speso in scuola, istruzione, università, tecnologia e ricerca scientifica, che potremmo riunire sotto il termine ombrello cultura, non sia ben speso per il centrodestra. Sono almeno 12 anni che i due dicasteri, conosciuti oggi come MIUR, sono uniti ed è quindi utile a questo punto spiegare perché scorporarli si è reso necessario ed urgente. Ad oggi il MIUR fa ancora i conti con la difficoltà di poter recuperare i fondi tagliati. La sinergia tra il Ministero dell'Istruzione e quello dell'Università e Ricerca non ha mai trovato espressione e dimostrato benefici perché in concreto non si è mai realizzata, nonostante le potenzialità derivanti dall'unione dei due dicasteri sarebbero state molteplici. C'è poi un'altra questione. Il MIUR è stato portato avanti quasi sempre da tecnici o burocrati, nessuno quindi che avesse la lungimiranza di progettare secondo un orientamento politico ben strutturato. Il risultato è stato un ministero inadeguato a farsi carico delle esigenze del settore e spesso incapace di interpretarle fino al punto di penalizzarlo. A suffragio di quanto sostenuto, basti pensare al livello di istruzione del nostro paese, ancora troppo arretrato e inadeguato. Basti pensare al numero dei laureati, di molto inferiori in Italia rispetto al resto d'Europa. I benefici dello scorporamento saranno indiscutibili, soprattutto per la scuola, che deve avere un ministero interamente dedicato, con professionalità adeguate e una guida politica che restituisca certezze e la possibilità di rompere con un passato in cui altro non si faceva che tagliare fondi. Crediamo convintamente che sia il momento di procedere alla separazione dei due dicasteri, perché ciascuno dei due deve cambiare, innovarsi e rinnovarsi, seguendo percorsi adeguati e distinti per alzare il livello di tutto il sistema. Si deve altresì restituire valore alla didattica, al corpo docenti, ai percorsi di studio. È indubbio che servano ulteriori risorse, ma su un punto vogliamo essere chiari. Per il Movimento 5 Stelle, scuola e ricerca sono strategiche per la nostra idea di paese, sono priorità ed è per questo che non possiamo fare altro che rigettare le mozioni pregiudiziali presentate dai partiti di opposizione con motivazioni discutibili, inconsistenti, ciechi alle necessità del paese e completamente irricevibili da parte di chi ha a cuore i settori di competenza del MIUR. Investire in formazione è un'opportunità per il futuro delle nuove generazioni e non certo, come qualcuno sostiene, un mero spreco di denaro. È una sfida importante su cui puntare, uno spazio di crescita che sarà nuova linfa per i due dicasteri e il progetto che li coinvolge. Le criticità del settore scolastico oggi sono talmente tante e talmente note che quasi sorprende che si possa essere contrari a un provvedimento di buon senso come questo. La scelta di scorporare il dicastero arriva in ragione di problematiche evidenti irrisolte, criticità e una tendenza certificata dai numeri che non può altrimenti essere invertita.
Abbiamo una visione chiara di come procedere, l'opportunità di farlo adesso senza perdere ancora tempo utile. E intendiamo farlo per il bene del Paese e di questo Ministero mortificato dalle politiche del passato. Quindi, come precedentemente annunciato, rigettiamo le mozioni dell'opposizione. Grazie.